Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi volevo mostrare un pacchettino che arriva dalla Global Fashion, i prodotti russi, che mi avete visto anche in altri video. Vi voglio mostrare altre cosine. Ho qua due gel, quindi costruttori, dei gel, ve ne mostro uno, quelli per intenderci effetto flash di passione unghie. E dei paint. Allora, ci tengo a precisare che i paint li trovate in offerta sul sito. Vi lascerò giù nell'info box appunto il sito per poter acquistare queste cosine, e anche i gel li trovate in offerta, quindi andate a vedere. Allora, vi mostro prima di tutto i due gel, così ve ne parlo un pochino. E poi ho due unghiette libere per poterli applicare e mostrarvi bene l'utilizzo. Il gel è uguale, cambia la colorazione. Abbiamo il Pesca e il Candy Rose. Allora, è un prodotto, ve ne apro uno così intanto lo potete anche vedere. E vedete che si livella molto molto bene. Vi apro anche il Pesca di modo che lo potete paragonare, magari scegliete la colorazione che più vi piace. È adatto per coperture. Quindi ottimo su unghie naturali, anche quelle sottili e rovinate, perché è molto flessibile e segue l'unghia. Quindi se davanti abbiamo delle unghiette un pochino più rovinate, ecco, lui può andare bene perché appunto aggrappa bene sull'unghia naturale, anche le più sensibili, ecco. Possiamo fare anche dei piccoli piccoli allungamenti. Ovviamente in questo periodo il prodotto vedete che tende ad essere un pochettino più liquido, invece ovviamente d'inverno, come ogni prodotto, in base alla temperatura si modifica la consistenza. Allora adesso vado a preparare le unghiette, così vi mostro l'applicazione. Ho preparato le unghie. Inizio ad usare il Candy Rose, come sono sempre solita io, piccolo strato a smalto, quindi quello di scivolamento del prodotto, messo bene dappertutto, prendo una quantità un pochino più grande. E poi, come sempre, lo lavoro partendo dalla zona cuticole. Mi aiuto anche con la forza di gravità, vedete che tengo il dito rivolto verso il basso di modo che il prodotto possa andare giù e non a sporcarmi le cuticole. E poi vado piano piano a tirarlo giù. Se avete troppo prodotto, mi raccomando, lo togliete, di modo da avere meno da limare poi successivamente. Potete anche un pochino rovesciare il dito, picchiettare. Andiamo a sistemare anche col pennello. Quando ci sentiamo soddisfatte, possiamo andare in lampada. La colorazione è molto naturale, molto bella. Eccola qui, questa qui è l'unghietta col Candy Rose. Adesso l'anulare invece lo andiamo a fare col Pesca. Come prima, piccolo strato di scivolamento. Ripeto che i prodotti sono identici, cambia la colorazione. Anche lui lo lavoro esattamente come l'altro. Molto naturale e bello anche il Pesca, eh? Non sono
super coprenti, sono molto naturali. Quindi per intenderci non sono dei cover, ma non lasciano un'unghietta molto naturale, anche se qualche imperfezione la vanno a nascondere. Eccolo qua. Quando sono soddisfatta vado in lampada. Senza limare, ragazze, perché non ne ho bisogno, vado a applicare sempre il top della Global Fashion, che è molto corposo come top, non è liquido, sapete quelli che vanno in strato super sottile, no, lui è molto più grosso, ecco. Va proprio a chiudere perfettamente bene l'unghia perché non è sottile, appunto. E lo lascio in lampada almeno 60 secondi, anche se di solito lo lascio anche 90. Perché più lo lascio e più mi rimane lucido. È ottimo anche se si vogliono sigillare le polveri, essendo appunto un pochino più grosso come sigillante. Eccole qua, queste qui sono le due unghiette. Vediamo se riesco a mostrarvele. Ok, qua ho messo Candy Rose, di qua invece il Pesca. Non ho limato e sono con il lucido che vi ho mostrato prima. Adesso invece vi voglio mostrare loro. Gli Spectrum, allora ce ne sono tantissimi sul sito, infatti andate a vedere tutte le colorazioni che sono bellissime. Io ho l'8, il 9, il 10, l'11 e il 12, li andiamo a stendere insieme così vi mostro la colorazione di ognuno di loro. Allora iniziamo con il numero 8, che è questo bellissimo rosa. Guardate, lo andiamo a stendere. Io già ho preparato le tip, vi faccio un pochino di zoom così riuscite a vedere meglio il colore, che vi lascio qua. Ovviamente sono super scriventi, ragazze, quindi una passata tirata e secondo me già fanno il loro dovere. Guardate qua, guardate su tip e la sto dando molto tirata, molto belli. Questo qui è appunto il numero 8. Questo qui invece è il numero 9, che è un bel verde chiaro. Anche lui vi mostro la stesura. Uguale all'altro, vado a stenderlo molto leggero e poi lo tiro verso il basso. Sto leggera con il pennello, nel senso che non sto schiacciando, però cerco bene di livellarli. Eccolo qua, anche lui vado in lampada. Questo è invece il numero 10, che è questo bellissimo blu azzurro. Anche lui ve lo mostro steso, molto bello questo colore. Non so se rende bene come dal vivo, è super elettrico tipo. Vediamo se steso riesco a farlo capire bene. E ci sono tante colorazioni, vi dicevo, di questi Spectrum. E secondo me ne valgono tanto la pena, perché con una passata siete a posto. E soprattutto vanno bene, perché se volete fare un'unghietta diversa dalle altre, basta che mettete questo colore e siete a posto.
super glitterato poi. Guardate qua, bellissimo. Lampada numero 11, questo bellissimo viola. Io metto in lampada 30 secondi, ragazze, parlo di UV LED. Se avete una UV classica, almeno 120 deve restare. Però vi consiglio di acquistare un UV LED, come per esempio una Futura, la Sun UV, quella che preferite voi. Dimezzate almeno anche i tempi. Guardate che bello, anche lui, lampada. Il numero 12, che è una sorta di rosa barra lilla, non saprei dire bene. Molto bello anche lui. Vediamo se è steso. Riesco a definire un pochino di più il colore. Poi ve li faccio vedere tutti vicini, eh. Sì, io penso che sia un mix tra una sorta di rosa e un lilla. Molto bello, particolare. Diciamo che non è uno dei classici colori, ecco, che si hanno. Quindi è molto bello. Guardate. Vado in lampada così poi ve li mostro tutti insieme. Ed eccoli qua. Questi qui sono tutti e quattro, i cinque, scusate, i colorini Spectrum. In ordine dall'8 al numero 12, tutti bellissimi. E li ho sigillati con sempre il top di, della Global Fashion, quello che vi ho mostrato prima. Ora vi voglio mostrare invece i paint. Allora, i paint sono ottimi, io ho anche altre colorazioni, sono i paint migliori secondo me che io ho mai provato, ne ho provati di diverse ditte, secondo me questi sono i migliori. Ottimi per monocolore, French, painting, quindi per fare dei disegni, stamping, perché si possono usare anche con gli stamping. Sono sfruttabili in tantissime maniere, si possono anche mischiare tra di loro per creare altre colorazioni. E tra l'altro sono appunto scontati sul sito, quindi provatene qualcuno, magari incominciate anche dal bianco e il nero che io ho e mi piacciono tantissimo. Uso anche per French in superficie, perché non mi creano spessori essendo che sono molto pigmentati e posso andare a utilizzare veramente uno strato minimo 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 di prodotto che con poi il sigillante nasconderà tutto il dislivello che si crea appunto di neanche un millimetro. Ottimi anche per la tecnica della one stroke, che magari vi farò un video a riguardo, perché ci tengo a farlo, perché meritano tanto questi questi paint. Allora, io vi mostro le colorazioni che ho, che vanno dal 23, 24, 25, 26, 27, il 28, 29 e 30. Sono colorazioni simil pastello, le andiamo a stendere insieme, così vi mostro la colorazione. E poi magari in un altro video vi mostro qualche altra cosina, però credetemi, sono fantastici, provateli anche soprattutto ora che sono appunto scontati. Guardate giù nell'info box che trovate sempre il link al sito della Global Fashion. Ragazzi, sto stendendo i paint di modo da poi farveli vedere stesi e voglio mostrarvi la pigmentazione. Guardate innanzitutto che mi macchiano il pennello talmente sono pigmentati. Guardate tirandoli quanto sono super pigmentati, si stendono facilmente. Questo è il giallo, per intenderci, uno dei colori forse più difficili. Guardate qua, assurda la coprenza, non si vede nulla e il colore vi assicuro che è super tirato. Quindi provate questi paint, che secondo me sono i migliori, vanno bene per qualsiasi cosa, monocolore, ripeto, qualsiasi cosa, per i disegnini, li potete mischiare insieme, ne basta veramente una piccola quantità, in più sono scontati fino alla fine di agosto, fino al 31 agosto, ragazze. Guardate che pigmentazione che hanno. Eccoli qua, questi qua sono tutti i paint stesi dal 23 al 30, sono tutti con una passata super 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 tirata.
e sono super coprenti. Come lucido ho usato quello della Global Fashion, sempre. Eccoli qua. Spero che si riesca a vedere bene. Lui è tipo un lime molto bello, pastello però. Questo è un bel verdone, soprattutto per le foglie, quelle cose lì, va super bene. E nulla ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Vi invito di nuovo a guardare giù nell'info box, che troverete il link per il sito della Global Fashion. E se siete interessati ai paint, vi consiglio di acquistarli entro il 31 agosto, perché sono in promozione. Anche i due gel sono in promozione, guardate, perché ci sono, molto spesso mettono scontate delle cose, quindi iscrivetevi, così vi arriva anche la newsletter e siete sempre aggiornate. E nulla ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un like e ci vediamo come sempre al prossimo video.